Berlusconi ha rischiato la vita, ha rischiato di morire, sì. È arrivato in ospedale che era in condizioni veramente molto severe, preoccupanti. E ne era consapevole. Nella giornata di domenica, domenica scorsa, il presidente Silvio Berlusconi era a Roma e ha manifestato i chiari segni di uno scompenso cardiaco. Io ho parlato con lui, era mattina, e l'ho invitato, di ritorno a Milano, di transitare direttamente all'ospedale San Raffaele, provenendo appunto da Linate. Evidentemente lui mi ha in parte non ubbidito, perché ha voluto esercitare il suo diritto dovere di voto e solo allora nel pomeriggio appunto ci ha raggiunto. Abbiamo avuto modo di completare tutti gli accertamenti, che evidentemente erano degli accertamenti mirati al distretto cardiovascolare. E questi accertamenti sono proseguiti fino fondamentalmente alla giornata di ieri, quando si sono conclusi e ci hanno consentito di identificare in modo assolutamente esatto e certo una patologia della valvola aortica che si chiama insufficienza aortica. Un segno severo che è coerente con la diagnosi, che è quella di una insufficienza aortica di grado severo. In questo caso c'è un unico modo per correggerla ed è la sostituzione della valvola aortica.